Un saluto cari amici di Extreme Hardware, quest'oggi faremo l'unboxing e vedremo velocemente le caratteristiche tecniche di una scheda madre prodotta da ASRock. Parlo della ASRock Q2900 ITX, una scheda madre ovviamente in formato mini ITX, adatta a sistemi integrati come NAS fatti in casa, piuttosto che sistemi multimediali, HTPC, Barebone e quant'altro. Parliamo di una scheda che ha al suo interno già installato il processore Pentium J2900, un processore quad core operante alla frequenza di 2,41 GHz, dotato di 2 MB di cache le 2 e di grafica integrata Intel HD con pieno supporto alle DirectX 11. Il sistema è completamente fanless, quindi estremamente silenzioso, non abbiamo bisogno di ventole per raffreddare la CPU e ha due slot per le DDR3 e DDR3L, quindi low voltage in formato SO-DIMM, quindi per portatili e appunto sistemi come questo. Supporta 4 dischi, 4 periferiche SATA, di cui 2 SATA 3 e 2 SATA 2. Abbiamo sul retro gli ingressi PS2 per mouse e tastiera, oltre a due USB 3 e due USB 2. Possiamo aggiungere eventuali altre due USB 3 e altri due USB 2 sul frontale. Abbiamo una porta HDMI sul retro, una porta VGA di sub e una DVI di classiche, supporto pieno all'audio HD 7.1 con uscita anche ottica e una porta LAN RJ45 Gigabit LAN. E sulla scheda madre trovano inoltre posto uno slot di espansione PCI e un mini PCI Express. Questa scheda è dotata di Solid Capacitor e protezione Full Spike per sbalzi di corrente, picchi e quant'altro. Sono soluzioni che ormai ASRock utilizza per tutte le sue schede madre. Andiamo dunque a vedere come è fatta la scheda e cosa c'è all'interno della confezione. Io vi ricordo che nel link che trovate nella descrizione di questo video c'è la recensione completa di questa scheda madre, dove potrete trovare, oltre ovviamente a tutte le analisi tecniche del prodotto, numerose fotografie e soprattutto i test relativi alle performance di questo prodotto, quindi le performance relative alla CPU, sia sotto il punto di vista lavorativo che per quanto riguarda un eventuale entertainment con i giochi, eccetera, eccetera. Detto questo, vi lascio all'unboxing e alla seconda parte del video. Da Angelo è tutto. Ciao ciao. Andiamo dunque a vedere cosa c'è all'interno della confezione dell'ASRock Q2900 ITX. Apriamo la confezione. Troviamo dunque il manuale della scheda madre, un manuale multilingue dove troviamo anche l'italiano e l'allegato DVD contenente i driver per appunto la scheda madre. Mettiamo da parte. Troviamo poi fogli relativi al servizio cloud di ASRock, servizio del quale possiamo vedere anche un video accedendo tramite la lettura del QR code riportato su questi fogli. Due connettori SATA 3. La mascherina per il back IO e una piccola vite che non so se si vedrà per serrare eventuali periferiche mini PCI. Quindi togliamo tutto il superfluo e andiamo a vedere la scheda. Eccola dunque la nostra scheda
Mini ITX, la Q2900. Notiamo subito il processore quad core Pentium J2900 coperto dal dissipatore, vediamo se si riesce a far vedere un pelo meglio, dal dissipatore passivo. Accanto adesso troviamo subito sopra e subito accanto gli slot per la RAM DDR3 supportata fino a 1333 MHz. Troviamo adunque il connettore qui, spero che si veda, mini PCI Express con il relativo posto per la vite, il connettore PCI Express, quattro connettori SATA, due dei quali SATA 3 e due SATA 2, il connettore per alimentazione ATX, e poi abbiamo tutti i pin per le USB frontali, tipo le USB 3 che troviamo qui, o piuttosto che il connettore LPT1. Andiamo a vedere, ovviamente c'è la batteria classica a tampone. Andiamo a vedere le periferiche back IO. Troviamo i connettori PS2 per mouse e tastiera, un connettore VGI di sub, un connettore DVI, due porte USB 2, una porta HDMI, il connettore LAN RJ45, due porte USB 3, le uscite audio 5.1 7.1 scusate HD e l'uscita ottica. Detto questo, vi ricordo che nella descrizione di questo video trovate il link alla recensione completa di questa scheda madre e di questo sistema dotato di processore Pentium J2009 quad core. Troverete numerosi benchmark, ovviamente le fotografie e il giudizio della nostra redazione. Da Angelo e appunto dalla redazione di XM Hardware è tutto per adesso, un saluto e alla prossima!